Radio Amore Napoli. In Targato Amore arriva un ospite che io adoro, che amo profondamente, perché è un artista con la maiuscola e che amiamo tutti noi napoletani. Do subito il benvenuto ai nostri microfoni a Federico Salvatore. Federico, questa presentazione io commuovo, perché avendo sperato qualche la simpatissima primavera, e quindi mi commuovo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. E meno male, tu sei come il vino, più invecchi più diventi maturo, gustoso. Perché io ho bisogno di bere vino per dimenticare. Non so se per dimenticare di essere alcolizzato o per dimenticare. A parte gli scherzi, no, sono in piena fibrillazione, perché sai di questo mio, diciamo, non debutto, perché ormai sto girando tantissimo a Napoli, però è sempre un debutto, ogni sera è un debutto, quindi ripartiamo da stasera con lo spettacolo e noi zitti sotto al Teatro delle Palme, che sarà fine domenica, primo febbraio. Quindi insomma un bel po' di giorni in scena a Napoli, città che tu ami. Lo spettacolo si intitola Noi zitti sotto al Teatro delle Palme. Io spero veramente di poterti venire a vedere, perché sono sicuro che mi farebbe piacere. Tu sei sempre il rovescio. Sono teso, perché sono stato già, voglio dire, 2 anni al Cilea con questo spettacolo. È vero. Che, diciamo, ormai Federico Salvatore lavora col passaparola. E lo spettacolo è bello, quindi c'è un seguito. Assolutamente. E quindi, siamo stati 2 settimane al Teatro Totò, e chiaramente ci spostiamo sempre a Napoli. E stasera chiudiamo questo tour napoletano delle Palme, da stasera a domenica. Federico, tu sei un personaggio molto particolare, nel senso che con te si ride tanto, però con te si riflette tanto e esce anche la lacrima spesso. Per usare, diciamo, un'espressione che io amo napoletano, diciamo che io ciacco e bere. Grande! Ciacca e merda. Grande mi Federico. Mi sentite bene? Io mi sento, purtroppo non mi sento bene. No, io ti sento benissimo, ti sento benissimo. Tu hai scritto delle canzoni pazzesche. Io voglio ringraziarti, perché hai scritto dei capolavori, delle opere d'arte. Ci sono delle canzoni anche per Maria Nazionale, perché poi tu come artista sei un artista molto generoso, ti dai sempre agli altri. E hai scritto delle canzoni per Maria che sono un capolavoro della musica. Un capolavoro. Non devi esagerare, però. È la verità. Il pubblico pensa che sei di parte. No, quindi non è che il pubblico pensa che sono di parte. Il pubblico pensa quello che penso io. Solo che io ho la fortuna di poterlo dire a un microfono e loro no. Ma sono lusingato e ti ripeto, è commosso. È così. A proposito di canzoni, scusami, ma c'ho troppa voglia. Possiamo sentire questa per piacere, grazie. Possiamo? Ti faccio sentire una delle canzoni tue. Napocalisse. Non vi dicevo bene. Napocalisse. Senti qua. Napoli. Fino in fondo vogliamo concludere la nostra bellissima chiacchierata con Federico Salvatore, il nostro grande poeta napoletano. Federico, ma quanto è bella Napocalisse? Vi ringrazio di cuore, e anch'io adesso, chiedo scusa una fretta, perché anch'io adesso ho un pezzo di strada da fare per arrivare al teatro, mi aspetto per la conferenza stampa. Assolutamente. Quindi colgo l'occasione ringraziandomi con tutto l'amore che nutro per Radio Amore, scusa il gioco di parole. Grazie. Che mi segue e mi sostiene. Quindi vi ringrazio di cuore e vi do appuntamento in questi giorni, ragazzi, lo dico ai ragazzi. Guarda che non ci sono. Ieri sono rimasti gli ultimi 3.800 biglietti, quindi aspettatevi per questo incontro ancora tra, diciamo, voglio dire, no, incontro gli amici in teatro. Per me è un'occasione per raccontarmi agli amici, alle persone che mi stimano e mi seguono. Quindi noi zitti sotto da stasera fine domenica al Teatro delle Palme, domenica e pomeridiana. Quindi alle 18. Non so, sì, c'è stato, domenica c'è anche il Napoli, giochiamo con il Chievo, quindi sarà un po' più difficile. Vabbè. Comunque, ma per le 6 la partita è abbondantemente finita.
appunto, quindi adesso ce la facciamo, no, sai, può mi mangiare un po' lo stomaco la mattina, quindi diventa un po' Federico, no, posso strapparti una promessa? Purtroppo non ti sento. Dico, posso... Di sì, io ti sento. Dico, posso strapparti una promessa? Dimmi. Che vieni a trovarmi in studio e facciamo una chiacchierata con più calma. No, quello, quello sì, con più calma sì. Mo che, yeah, finiamo questo tour e quindi sono un attimo più tranquillo. Benissimo. Mi fa piacere, un vero piacere incontrarci. Ti aspetto a braccia aperte, grazie a Federico Salvatore al Delle Palme, grazie da questa sera. Ciao, grazie Federico. A te, grazie a te, un abbraccio a tutti. Ciao, buon ciao, lavoro, ciao. Radio Morena.